questa analisi, Severino può compierla sulla base di un fondamento. La pretesa di Severino è quella di sviluppare non una tra le tante analisi che sono state fatte della filosofia occidentale, ma di aver individuato un destino che l'Occidente avrebbe incarnato, un destino che consente a Severino di definire questa vicenda che abbiamo un po' tratteggiato a partire dalla metafisica sino alla scienza moderna e contemporanea come follia. Tutta questa vicenda che abbiamo descritto ieri, nella sua coerenza, nel suo sviluppo, nella sua destinalità appunto, rappresenta per Severino il destino della follia. Ma è evidente che per definire follia questo destino, Severino deve, come di fatto fa e ha fatto da sempre, indicare a partire da cosa ciò può essere definito follia. È evidente che ciò a partire da cui questo destino può essere individuato come il luogo della follia essenziale non può che essere la verità. Una verità che per l'appunto, al di là delle assonanze, non ha nulla a che fare con la verità della metafisica. Quella verità che abbiamo visto ieri è stata evocata dall'Occidente, diciamo così, per salvare i mortali dal pericolo costituito intrinseco al divenire, costituito dal divenire, da ciò che i mortali ritengono l'evidenza suprema. Ma che ben presto doveva rivelarsi una medicina inadeguata a curare questa malattia, il pericolo, a salvare, quindi, dovendo quindi lasciare il passo, il posto a medicine più adeguate, quali appunto quelle della scienza contemporanea, destinate comunque, anche se più adeguate rispetto alla medicina metafisica, alla verità immutabile, al Dio delle religioni, al Dio della metafisica, anche se più adeguata, destinata, come dire, a non risolvere il problema di fondo, cioè il pericolo costituito dal divenire, l'origine dello trauma. No? Oggi cercheremo di indicare due tratti. Primo, le ragioni per cui questa vicenda sarebbe l'espressione della follia, e indicare qualche breve cenno di quella verità a partire dalla quale questa vicenda può essere definita follia. La verità che non ha nulla a che fare con le verità sostanzialmente risolvibili in fedi apparse lungo la storia dell'Occidente. Questo è un po' lo cercheremo di fare oggi. Allora, le ragioni per cui questa vicenda è la vicenda della follia. Per Severino, le radici della follia risiedono quello che lui definisce l'inconscio dell'Occidente, utilizzando evidentemente un termine psicoanalitico, ma con ben altro significato. Non ha nulla a che fare con un inconscio personale, soggettivo, è un inconscio metafisico, potremmo dire,
e sta alle radici di ogni nostra parola, di ogni nostra espressione linguistica, e che l'Occidente, questo è anche importante, non può risolversi a vedere, a guardare in faccia. L'Occidente non può prendere coscienza di questo inconscio, che pur muove tutti i suoi discorsi. Non può, perché di fatto in superficie, quindi non nell'inconscio, l'Occidente è convinto del contrario di ciò che inconsciamente pensa. Vediamo un po' cosa pensa l'Occidente. Pensa qualcosa che fa a pugni, radicalmente a pugni, con la convinzione essenziale che ha trovato espressione, per l'appunto, nella forma di quello che ieri abbiamo chiamato, quindi ecco l'utilità di tutti i discorsi di ieri, principio di non contraddizione. L'Occidente è convinto di ritenere per vero il principio di non contraddizione. Tutti noi, l'Occidente vuol dire tutti noi, metafisici, post-metafisici, religiosi, uomini di scienza, tutto l'Occidente, ritiene indubitabile il principio di non contraddizione. Anche laddove si sia abbandonato, come è accaduto, la convinzione intorno alla convinzione relativa alla verità metafisica, alla verità immutabile, l'Occidente continua a pensare in conformità a quel principio, anche se esplicitamente non lo ritiene più una verità immutabile. E quindi per Severino lo ritiene comunque di fatto una verità immutabile, ma una verità immutabile, diciamo così, che vale come una sorta di presupposto, come condizione di possibilità di ogni discorso, di ogni azione, che consente quindi, in questo senso, anche una vita dominata da principi relativi, contingenti. È sempre questo principio che informa le nostre parole. Questo perché? Vediamo perché. Perché per tutti noi occidentali, rispetto a qualsiasi epoca, resta vero quello che ieri abbiamo definito indicando il senso essenziale del principio di non contraddizione, cioè che non si può dire insieme A e non A di una cosa X. Per tutti noi. Questo significa dare anche, attenzione, non solo, ma anche una valenza, un significato ontologico a questo principio. Se questo è vero per ogni cosa, è vero anche per l'essere di ogni cosa. Nessuna cosa può essere e insieme non essere. Per tutti noi. Questo è tanto vero che Aristotele, attenzione, questo è un punto, diciamo, a toccare un punto importante, tanto vero che Aristotele si rende conto che il divenire implica un problema rispetto a questo principio. Si rende conto che il divenire in qualche misura finisce per contraddire questo principio. Perciò gli antichi dicevano ex nihilo nihil. Dal nulla non può venire l'essere. Perché? Perché se dal nulla venisse l'essere, in qualche modo ci troveremmo costretti a confondere queste due dimensioni, quella del nulla e quella dell'essere.
a predicare insieme l'essere e la sua negazione di qualcosa. E Aristotele cosa fa per ovviare questo problema, questa difficoltà? Aristotele struttura quel grande discorso, che è stato poi centrale per tutta la vicenda filosofica, della potenza e dell'atto. Come a dire, non è vero che nel divenire l'essere in nulla entrano in rapporto, instaurano un commercio impossibile. No, perché il divenire consiste non tanto nel passaggio dall'essere al nulla, ma dall'essere in potenza all'essere in atto, si semplifica con quelli. In questo senso Aristotele, con tutte le sue articolazioni filosofiche, ritiene di aver sottratto il divenire al pericolo della contraddizione. Se il divenire non è un passaggio dall'essere al nulla, dal nulla all'essere, ma un passaggio dall'essere in potenza all'essere in atto, si tratta di due forme d'essere. E quindi viene tenuto a salvo il principio dell'ex nihilo nihil, rimane salvo. Severino, con il qua semplifico, rivolge questa obiezione radicale ad Aristotele. Ammettiamo che il passaggio da ciò che appare come un insieme di mattoni, un progetto sulla carta, alla casa, all'edificio costruito, non implica un passaggio dal nulla all'essere, direbbe Aristotele. Implica un passaggio dall'essere in potenza, casa, che si costituisce concretamente nel progetto disegnato, nei materiali a disposizione per costruire la casa, nell'idea presente nella testa dell'architetto, da questo essere, che è un essere casa in potenza, si passa alla casa in atto, che è quella configurazione specifica che si dà quando la casa è stata costruita. Quindi non c'è un venire dal nulla. La casa è già potenzialmente essente in quel progetto disegnato dall'architetto, in quell'insieme di materiali, mattoni, legni, metalli, con i quali la casa verrà costruita. Alla fine abbiamo la casa, potremmo dire, in carne ed ossa. Ma quella casa non viene dal suo essere stata nulla, viene da quell'altra forma d'essere che è già un essere. Severino fa questa obiezione ad Aristotele, ma teatralizziamo la cosa. Ma caro Aristotele, ammettiamo che pure che quella casa in qualche senso sia già stata prima d'essere costruita. Ma tu vuoi forse dire che la casa secondo quella configurazione specifica che è il suo apparire in carne ed ossa era già prima? Erano già prima alcuni elementi che avrebbero poi costituito la casa, ma non quei legami specifici che danno luogo alla casa costruita. Quelle relazioni specifiche che ci fanno dire a un certo punto che la casa è in atto. E allora, fermo restando che, diciamo così, qualcosa di quella casa era già, qualcos'altro deve non essere stato prima della sua costruzione attuale. Per esempio, quei legami specifici tra quei mattoni, quei legni, quei metalli, che costituiscono per l'appunto la facciata della casa quando la vediamo costruita. Perlomeno quei legami specifici devono non essere stati prima di essere venuti alla luce. Perché se pensassimo davvero che tutto di ciò che la casa è quando è in atto
fosse stata già prima, non ci sarebbe stato alcun divenire. In che senso ci sarebbe stato un divenire? Se tutto della casa, così come essa appare quando è in atto, è già stato prima, in che senso la casa che appare in atto è l'effetto di un processo? Se tutto fosse già stato prima di quella casa, la casa non sarebbe diventata casa, non sarebbe stata costruita. Quindi pensare di divenire, per quanto si tenti di dire che qualcosa, magari tanto, c'era già, qualcos'altro deve non essere stato. Quindi il problema dell'ex nihilo nihil, principio antichissimo, non è risolto. È risolto solo in rapporto a certe determinazioni, non ad altre. Non abbiamo salvato il divenire da quel commercio proprio tra essere e non essere da cui Aristotele avrebbe voluto salvarlo. Questo è importante, eh? E qui Severino pone una questione molto forte di fronte a tutti quelli che dicono no, ma nel divenire non ne va dell'essere e del nulla, no? In qualche modo qualcosa deve essere stato nulla affinché ci sia divenire, se no non c'è divenire. Cioè l'apparire già di ciò che poi appare, quindi non è divenuto. Insomma, l'Occidente, tutti noi, per quanto ci sforziamo di pensare il divenire sottraendolo dall'nichilismo, cioè dalla follia, e vedremo adesso perché è follia, cioè dal pensiero che ritiene evidente che qualcosa non era e poi è, noi pensiamo sempre a questo. Ma cosa implica pensare che qualcosa non era e poi è? Ecco il punto fondamentale. Ammesso che comunque si pensi, il divenire si pensa questo, che qualcosa può non essere stato e poi essere. Severino non implica che, come dicono le formulazioni tomistiche aristoteliche, quando qualcosa non era, non era, e quando qualcosa è, è. Questo pensiero implica necessariamente, qui faccio un'altra esemplificazione, che noi pensiamo, ecco qua, nell'inconscio del nostro dire, del nostro pensare, noi pensiamo che c'è un tempo in cui l'essere è nulla. Noi pensiamo, per estendere questa contraddizione non solo all'essere al nulla ma a tutte le determinazioni, noi pensiamo che qualcosa sia altro da sé, c'è un tempo in cui qualcosa è altro da sé. Pensiamo ciò che contraddice il principio di non contraddizione, ma siccome contraddire il principio di non contraddizione è impossibile, abbiamo visto ieri, noi pensiamo all'impossibile. Vediamo perché. Facciamo l'esempio che fa Severino, sempre. Accendiamo la legna nel caminetto, dopo un po' sul caminetto appare la cenere. L'Occidente, noi tutti mortali, diciamo che lo spettacolo che si mostra è il trasformarsi della legna in cenere. È un processo, è un viaggio. Che porta la legna a farsi cenere. Ma nessuno di noi dice quando appare la cenere, semplicemente che appare la cenere. Noi riteniamo che sia il risultato del processo. Noi pensiamo che lì appaia l'essersi fatta cenere della legna che abbiamo acceso prima. Noi non ci limitiamo a dire che prima appare la legna e poi appare la cenere. Noi pensiamo si sia attuato un processo di trasformazione chimica, per cui quella che prima era legna ora è cenere. In realtà noi diciamo, cioè appunto Severino, che se quando la legna è legna è, vale come il tempo T1, quando la legna è cenere vale come il tempo T2, noi in T2 diciamo
anche se nelle nostre parole questo non risulta. Noi diciamo inevitabilmente che in T2 la legna è cenere. Quella legna lì, no la legna, quella legna lì che abbiamo acceso prima, ora è cenere. Il soggetto dell'essere cenere per noi, anche se non lo diciamo esplicitamente, è quella che prima era legna. Quella legna lì ora è altro da sé. Quella legna lì ora non è più legna. Quella legna di prima, quell'essente di prima, ora non è. È nulla. Questo significa pensare l'impossibile. Che se io chiedo ad un mortale, ad un occidentale, dice Severino, se è convinto che questa sedia verde sia una sedia rossa, mi dice ma sei scemo. Nessuno pensa che questa sedia verde sia una sedia rossa. Se io chiedo ad uno, questo libro è un mucchio di cenere, mi dice no, questo libro è un libro. Quando noi riteniamo che una volta acceso con il fuoco questo libro si produca della cenere, e diciamo che questo libro è diventato cenere, noi diciamo, quando il libro è diventato cenere, che il libro è cenere. Diciamo ciò che apparentemente riteniamo impossibile, folle. Ecco la follia inconscia dell'Occidente. Nessuno di noi accetterebbe di dire che pensa che questo libro sia cenere. Se no, siamo mica matti. Noi pensiamo non contraddittoriamente, questo libro è libro, eccetera, eccetera. Quando pensiamo di divenire, in realtà, inconsciamente, è come se dicessimo che questo libro è cenere. Che nel tempo di due, quando il libro diventa cenere, ad essere cenere è questo libro. Diciamo ciò che apparentemente riteniamo folle. Quindi pensare di divenire non è una cosetta così. Severino significa essere dominati da un pensiero, che è il pensiero della follia radicale, pensiero della contraddizione. Ma appunto ciò contrasta con la coscienza esplicita che l'Occidente ha di sé, che non ritiene di passare questo. Ma avere fede nel divenire, nell'evidenza del divenire, significa avere fede in questa follia, che sta alla radice tutta la civiltà occidentale. E questo Severino lo indica in rapporto a una serie molteplice di situazioni, anche relative alla scienza contemporanea, anche per esempio in rapporto al principio di conservazione dell'energia. Non è vero che c'è il nichilismo, no, l'energia si conserva, muta volto, muta, ma è sempre la stessa, e non cambia niente. Sarà sempre la stessa energia, ma quei volti specifici in cui quell'energia si manifesta, a un certo punto non sono più, sono altri da sé. Quindi l'Occidente è, in tutte le sue diramazioni scientifiche, metafisiche, religiose, dominato da questo pensiero della follia, anche il cristianesimo. Il cristianesimo che pensa con radicalità l'essere mortale del mortale. Certo, per il cristianesimo Dio, il Padre, manda il Figlio sulla terra per salvare gli uomini dalla loro condizione mortale, peccaminosa e mortale. Mortale e quindi peccaminosa. Ma appunto, certo, uno dice, ma il cristianesimo Dio garantisce l'immortalità dell'anima. Qualcuno, Paolo, parla anche della resurrezione dei corpi, ma non cambia. Perché? Perché i corpi, le anime, vanno salvate. Ci vuole un figlio, un redentore, che venga sulla terra a salvare, perché sono mortali. Che siamo, dopo il peccato originale, mortali. E quindi
È una salvezza anche qui che si basa sulla convinzione che sia evidente la nostra mortalità. Ma sappiamo che nulla può salvarci se siamo fatti così da questa condizione. Perché se è vero il divenire, ogni verità che vuole salvare il divenire, abbiamo visto, è condannata a farsi da parte per quello che abbiamo studiato ieri. Allora, se questa è la follia, il nome di Conte Severino può definire questa una follia. Evidentemente nel nome di una verità immutabile, che però non è la verità immutabile che viene evocata per salvare il divenire. Deve essere una verità originaria, in cui tutto è già da sempre salvo. Potremmo anche eliminare il termine salvo, perché implica sempre un bisogno di salvezza. Tutto già da sempre è se stesso e non è altro da sé. Tutto è propriamente eterno. O tutto è eterno o nulla potrà salvare, nessun eterno potrà salvare ciò che non dovesse essere tale. In che senso tutto è eterno? Se è vero che, come è vero, come Severino, che il principio della contraddizione è innegabile, per quello che abbiamo visto ieri, dobbiamo riconoscere che al di là di ciò che ci sembra di vedere, di riconoscere nell'esperienza, ogni cosa è se stessa e mai potrà essere altro da sé. Eppure noi vediamo il mutamento, vediamo lo spettacolo del mondo, della vita, fatto di cose che appaiono e non appaiono, che iniziano ad apparire e terminano il loro viaggio sulla scena del mondo. E questo è il punto. Si tratta di intendere questo scenario della manifestazione in conformità al principio di... Scusate, mi dimentico sempre di chiudere. Di intendere questo scenario della manifestazione in conformità al principio di non contraddizione, alla struttura originaria. Punto. È possibile? C'è un modo di intendere, di venire, che non ci riporti continuamente a negare il principio di non contraddizione? Questo è il punto, perché questo, se noi abbiamo capito quello che ho detto prima, sembra difficile poter intendere di venire libero dalla contraddizione. Se qualcosa non è e poi è, il punto c'è. Severino è questo: le cose appaiono e scompaiono. Nessuno di noi attesta il non essere ancora e il non essere più di ciò che è. Ciò che attestiamo fenomenologicamente è l'entrare e l'uscire dalla luce dell'apparire. Il punto è, ma l'essere coincide con l'apparire? Heidegger direbbe di sì. Per un grande filosofo del Novecento, qual era Martin Heidegger, l'essere è l'apparire, è il manifestarsi, aletheia. Lui rilegge il significato greco del termine verità, aletheia, che vuol dire non nascondimento, identificandolo con l'essere. L'essere è il manifestarsi di ciò che si manifesta, ma se l'essere è il manifestarsi, come è in Heidegger, il non manifestarsi è il non essere. Dice Severino all'Aidega. Evidentemente dobbiamo, in base alla, come dire, innegabilità del principio di non contraddizione, non identificare l'apparire con l'essere.
l'essere attraversa, o meglio, gli essenti. La sovranità non c'è l'essere. L'essere è ciò che diciamo di ogni cosa. L'essere di sovranità non ha nulla a che fare con l'essere parmenideo, l'essere lo sfero semplice, indistinto. L'essere è l'esserci di ogni realtà. L'esserci di ogni realtà non coincide con il suo apparire. Deve eccedere la sfera dell'apparire. Se la sfera dell'apparire è una sfera attraversata da essenti che si mostrano e non si mostrano, dobbiamo innanzitutto riconoscere, dato che le cose non possono non essere, pena la contraddizione, l'impossibile, l'impossibile è possibile. Dobbiamo dire che l'apparire non coincide con l'essere. Ciò che è, entra ed esce dall'apparire. L'uscire e l'entrare nell'apparire non decidono dell'esserci delle cose. Obiezioni che venivano fatte un tempo a Severino, a cui Severino ha dato risposta. Ma caro professor Severino, questo discorso sembra funzionare, ma continua a contraddirsi, perché dobbiamo riconoscere almeno questo. Ecco il nichilismo che irrompe anche nel pensiero di Severino, dicevano gli obiettori di Severino. Dobbiamo riconoscere che perlomeno l'apparire di quella cosa non è più quando la cosa non appare. La cosa sarà salva, il suo essere sarà salvo da sempre. Ma è l'apparire? La cosa incomincia ad apparire, allora l'apparire non è, e poi è. La cosa sarà salva, ma il suo apparire no. Dobbiamo almeno riconoscere che l'apparire è il manifestarsi della cosa, che non coincide con l'essere della cosa, ho detto. Non è più almeno l'apparire, quindi dobbiamo sempre contraddirci. La follia è ancora una volta. No, se lo dico. Infatti articola in molti suoi libri di qualche anno fa questo discorso per cui dobbiamo riconoscere, proprio per non smentire il principio non smentibile, che anche l'apparire della cosa è eterno. Quindi ad entrare e uscire dall'apparire non è la cosa. Questo è un po' difficile, mi rendo conto. Però se lui non deve dire questo. Ciò che entra ed esce dalla scena dell'apparire è l'eterno apparire della cosa. Non c'è la cosa, ma qui Cialino dice qualcosa che è meno difficile di quello che sembra. Possiamo capirlo, anche senza metterci a studiare tutti i libri di Severino, così immediatamente. Non è difficile capirlo, perché provate a pensare cos'è la cosa al di là del suo manifestarsi, del suo venire alla luce, del suo essere illuminata. La cosa è ciò che è nella misura in cui la sua configurazione specifica appare così come essa è. Quindi è chiaro che se eterno è l'essere della cosa, che mai può non essere, eterno è l'essere ciò che è da parte della cosa, che mai può diventare altro per sé. Eterno è il suo mostrarsi in quel modo specifico, che è il suo proprio. Quindi ciò che entra ed esce dell'apparire è l'eterno apparire della cosa così come essa è. Quindi neppure l'apparire viene meno. Poi Severino specifica in modo molto più articolato questo discorso,
mostrando che anche l'incominciare ad apparire è l'eterno incominciare ad apparire. Quindi si complica la questione, però iniziava a dare alcuni spunti, alcuni tratti. Cosa significa questo? Cioè, è interessante che, attenzione, c'è un apparire che non è sic et simpliciter, l'apparire di questa cosa o di quella cosa. C'è un apparire che potremmo, come fa anche Severino, chiamare apparire trascendentale, termine kantiano. C'è un apparire trascendentale che mai può uscire ed entrare nell'apparire. Laddove l'apparire di questa cosa entra ed esce nell'apparire. L'apparire trascendentale non è una cosa misteriosa. È quello che lui poi indica con un'immagine, il cerchio dell'apparire. Ma cos'è? Diciamo in forma più comprensibile. È lo spettacolo, l'orizzonte entro cui tutto appare, la scena del mondo. Guarda, adesso qui cerchiamo di capire Severino utilizzando anche parole che non sono di Severino, ma che è bene che si capisca questo discorso, se no sembra un discorso astratto. Cosa sono io? Ognuno di voi può dirci cosa sono io? Per capire cos'è sto apparire trascendentale, che sembra una figura mistica, non è mistica, è una cosa molto concreta. Cosa sono io? Ognuno di voi risponderà con il suo nome. Io sono Massimo Donato, una persona in carne ed ossa, che ha una vita, che ha dei rapporti. Le cose appaiono a me. Io vedo voi, vedo le sedie, vedo la stanza, sento i miei suoni. Ma Massimo Donà appare a me, questo ognuno di voi può fare questo discorso. Ma Massimo Donà appare a me, certo che appare a me. La vita di quella persona che è nata a Venezia, che ha fatto, che ha avuto una certa infanzia dolorosa, no, non tanto dolorosa, ma che ha tutta una serie di relazioni, che suona la tromba, che fa il filosofo, che ha fatto per 2 mesi il liceo artistico, poi è scappato dal liceo artistico, ha fatto il liceo scientifico, scende la mia vita. Appaiono a me, ma a chi appaiono? Massimo Donà appare a me, i pensierini di Massimo Donà, i desideri di Massimo Donà appaiono, sì, appaiono a me. Questo me, che tutti noi utilizziamo tranquillamente, fa riferimento a qualcosa che non è un qualcosa, non è un soggetto di fronte al mondo, perché a me appare il mondo e appare quel Massimo Donà che si relaziona al mondo. Questo me, che noi usiamo così in modo un po' vago, non è altro che l'apparire trascendentale. È la scena del mondo che si apre laddove un Massimo Donà si relaziona a altri. Cose, persone, scenari, affetti, tutto questo appare. Possiamo togliere il me, barrare il me, come farebbe Derrida. Barriamo il me, Heidegger meglio, prima ancora. Barriamo, appare. A chi? A nessuno. Non c'è un me. Questo appare significa è iscritto qualsiasi cosa, Massimo Donà, il soggetto, gli oggetti, appaiono, cioè si relazionano. Il relazionarsi di un soggetto, l'unico, in quella scena del mondo che vede l'apparire di me come soggetto e di tutti gli oggetti che il soggetto incontra, tutti. Il relazionarsi di queste due dimensioni è il loro apparire. Questo è l'apparire trascendentale, non è un cerchio, non è, poi diciamo più di cerchio, ma non è un cerchio, che è un'immagine che è totalmente fuorviante. Se fosse un cerchio,
posso anche fare il salto oltre il cerchio, no? C'è il confine, vado al di là. No! È trascendentale, cioè intrascendibile. Nulla si dà se non in questa relazione tra un soggetto e l'infinità degli oggetti che questo soggetto incontra. Quindi l'apparire trascendentale è quell'apparire che non può entrare ed uscire dall'apparire, perché tutto ciò che appare, ogni apparire determinato, ogni forma determinante dell'apparire, cioè l'apparire di questo quaderno, di questo tavolo, entrano sulla scena dell'apparire trascendentale ed escono. L'apparire di ogni cosa implica l'apparire trascendentale, la luce di cui tutto, da cui tutto è illuminato, che non è una tra le cose illuminate, ma è la luce che non è un oggetto e neppure un soggetto. Questo è l'apparire che mai può scomparire. Quindi è vero che ci sono gli eterni costituiti dalle cose e dal loro eterno apparire specifico. Ma questo eterno apparire appare e scompare. Ma c'è anche un apparire che mai può scomparire. Ecco in che senso, però, con molta cautela, Severino, può sostenere, come potete capire, che io, però l'io barato, cioè l'apparire in cui io consisto, io non Massimo Donato, sono eterno. Ma a differenza delle cose che appaiono nella mia scena, io come luce, come scena aperta, non posso mai scomparire. Quindi paradossalmente dovrei dire io, questo io kantiano trascendentale, assisterò alla mia morte. Quella che chiamiamo morte, che non è morte, è l'uscita dall'apparire di un ente che eternamente appare. No, complesso da... però credo che sia così incomprensibile. Ecco che non solo tutto è eterno, ma è eterna anche la luce che si apre, delineando lo scenario di tutto ciò che entra ed esce dall'apparire, rispetto a cui allora diventa impossibile pensare che sia destinato alla morte, o che quando sopraggiunga nell'apparire sia nato. Non ha suo senso. Nulla va nel niente, nulla si identifica. Severino fa spesso il paragone, è come gli astri del cielo, come le nuvole, come il sole, che quando escono di scena non provocano in noi la sofferenza che proviamo quando pensiamo che qualcosa sia definitivamente uscito dall'apparire, cioè sia morto. Nulla muore, ma non perché... che è impossibile. È chiaro che da questo punto di vista la nostra sofferenza per la morte altrui è totalmente irrazionale, è folle, non ha nessun fondamento, è fondata su una fede, che tra l'altro è una fede nell'impossibile, ciò che non può essere, cioè l'essere diventato nulla da parte di un essere. Se questo è vero, questa verità garantisce che quando quell'astro eterno dell'apparire, che è quella cosa, quella persona, esce dall'apparire, quando il suo eterno apparire scompare, quell'astro continuerà ad essere come il sole quando esce dalla scena, ma il mattino dopo risorgerà. Poi, negli ultimi libri, Severino dimostra, però è diventa più complesso, che ciò che esce dalla scena è destinato
sia pure all'infinito, a ripresentarsi in quella che lui chiama la gloria del tutto. Questo è il vero, perché ci complichiamo la vita. Tanto bene capire alcune cose di fondo di Severino. Quindi la fiducia della morte è tutt'altro che il resoconto di un fatto evidente. La morte non appare, appare l'uscita dall'apparire, di un certo apparire determinato. Questo appare fenomenologicamente. C'è la verità che ci dice che quell'astro eterno che esce dalla scena deve, non può che continuare ad essere e ad apparire. Quindi, attenzione, se questo è vero, lo significa che è follia tutto il nostro agitarci, coagitarci, pensare, fare, per salvare le cose, ma anche per distruggerle. E questo è lo scenario della follia estrema. Ma anche qui vengono fatte spesso delle obiezioni a Severino, cui lui fa i conti. E allora, se tutto è eterno, che senso ha agitarci nella vita? Tutto è già da sempre ciò che è, sorta di determinismo assoluto. Senso ha a farlo? Sediamoci, come fanno, no? I messicani, con un bel sombrero, e attendiamo che le cose siano quelle che siano. No, dice Severino, molti critici dicono, ma allora tu sostieni che non abbia senso darsi da fare nella vita, allora... E allora madonnale, dice Severino, mai se dal mio discorso si dice derivare questo, non perché sia brutto, che è totalmente erroneo rispetto al mio discorso. Questo che dice, allora non vale la pena coagitarsi, agitarsi, tanto stiamo lì, attendiamo che le cose facciano il loro corso, tanto tutto è eterno, io non posso produrre niente. Questo discorso, dice Severino, in realtà suppone che tu sia libero di non fare niente, di assentarti, di ritirarti rispetto ad un destino che è fuori di te. Assolutamente no. Se tutto è eterna anche quello spettacolo della follia in cui noi ci agitiamo. Nessuno è libero di decidere se darsi da fare o se attendere che il destino faccia il suo corso. Non è un destino astratto, quello di padre Severino, che sta fuori di noi. È il destino che comprende ogni essente. Quindi è folle pensare che io possa stare lì seduto e non fare niente, perché implica la stessa follia di chi crede di poter fare, perché pensa di poter non fare. Fare o non fare sono modi della stessa, della medesima follia, di una medesima follia. Quindi non ha senso dire ma posso fare allora se questa è la verità, o non ha senso che io faccia, non ha senso. Quel che farai sarà uno degli astri eterni dell'essere. Ma quindi anche la follia è eterna, certo, anche quello scenario che è l'Occidente, la persuasione di poter fare e non fare, la persuasione di poter uccidere, di poter creare, di poter annichilire, tutto questo è eterno. Ciò che non ha realtà è il contenuto di questa persuasione, ma la persuasione è eterna. Cioè, impossibile è che qualcosa venga fatto davvero, nulla viene fatto, ma la persuasione di fare è un ente che non può che essere eterna come il tutto. Ma ciò che credo sia, cioè che io abbia fatto, è impossibile.
se non toglie che io possa essere persuaso di aver fatto qualcosa. Attenzione, qui si vede, no? Dice una cosa molto importante, allora, ai critici che gli dicono, ma allora tu giustifichi la violenza, no? Intanto, come faccio io a contrappormi alla violenza, a partire da questa prospettiva? No, dice Severino, il problema è di chi crede che le cose possano essere fatte o non fatte, create e distrutte. Perché se noi siamo all'interno della persuasione di poter fare o produrre o distruggere, in base a cosa condanniamo coloro che distruggono? Se la cosa può essere distrutta, in cosa consiste il peccato di chi la distrugge? Andiamo attenti, sono opzioni molto radicali quelle di Severino, no? Che non possono farci pensare alle scemenze e alle banalità che diciamo spesso, alle istanze etiche, ai buoni sentimenti che spesso sbandieriamo. Siamo contro la violenza. Tra l'altro Rotelli mi ha regalato ieri un quadro che poi c'è scritto non violenza. Ma no, siamo non violenti, tutti anime candide, buone. Nel nome di cosa, dice Severino, combattiamo la violenza? Quando pensiamo che le cose siano producibili e distruggibili. Cioè c'è una naturale disposizione delle cose a farsi distruggere e creare. Perché ma? In base a quale principio? Data questa naturale producibilità, possiamo combattere chi si propone di distruggere. Chi si propone di distruggere a seconda la verità delle cose che possono essere distrutte. Nel nome di cosa la voce che dice no, non uccidere, può dire ciò che dice? Perché mai? Ciò che può essere distrutto non dovrebbe essere. Perché mai? Il vero discorso, tra virgolette, non violento è quello di Severino, che non giustifica affatto tutto quel che accade, le distruzioni, le morti. Dice certo che sono eterne questi scenari, tutto quel che accade è eterno, ma dice che quelle uccisioni non sono uccisioni, sono azioni compiute nella persuasione di poter uccidere. Ma è proprio questa persuasione che fa sì che qualcuno possa proporsi di uccidere. Non l'opinione di Severino. È chi ritiene che le cose siano distruggibili che può proporsi di distruggere. Chi ritiene di non poter distruggere non può proporsi di distruggere. La vera critica alla violenza è la dimostrazione che fa Severino della impossibilità della violenza, della follia di chi crede di poter distruggere. Questa è la vera critica, che dice chi distrugge, il tuo gesto è un gesto della follia. Ma anche chi produce è, non solo chi distrugge, tu hai un gesto della follia, animato da una persuasione folle. Anche se nessuno crea, nessuno distrugge, che è l'impossibile. Ma appaiono i gesti mossi da quella convinzione. Il problema è, cosa sono in realtà quei gesti fatti in base a quella convinzione, seletti alla luce della verità? Il problema, lasciamo aperto. Quindi, attenzione a non vedere come spesso si è fatto, di Severino, un pensiero reazionario che giustifica tutto. E Piero Severino è un pensiero che sostiene che questi errori, questi grandi errori di cui è fatta la storia dell'Occidente, sono eterni, sì, ma eternamente tolti dalla verità.
problema è che ai mortali non appare ancora il loro essere tolto. Ma negli ultimi libri, come la gloria, per esempio, Severino mostra che è destino che appaia il corpo, l'essere tolto di questi errori. Non può non apparire, ma questo ripeto, non lo posso spiegare, non può non apparire l'essere definitivamente tolto di questi errori. Cioè, non potrà che apparire la gioia concreta del tutto. Dove, attenzione, la gioia concreta qua non è eliminazione dell'errore, del dolore, del male. Non è eliminazione, cioè sarebbe nichilista, sarebbe folle se pensasse di poter distruggere il male. Il dolore e il male sono eterni, come la gioia e la felicità. Ma il dolore e il male, essendo da sempre tolti dalla gioia della verità, del tutto, sono ciò che, in quanto manifesti alla luce della verità, non sono quella cosa che noi viviamo in quanto separata dalla luce della verità. E potremmo anche dire che l'errore è innanzitutto l'atto separante, che separa ogni cosa dalla sua verità. E non è un caso che il dolore, il male, alla fine, consistano proprio in una separazione, una rottura di un equilibrio. Anche le malattie fisiche, non a caso, dipendono da una rottura di un equilibrio. È una separazione astratta. Quando una parte, diciamo così, si ribella, rompe un equilibrio, un'armonia, diciamo il corpo si ammala. Ma questa è la radice di ogni errore. Quando il mortale si separa dalla verità e si vive come mortale, appunto, quando l'umano si pensa mortale, si separa dalla verità.